so, però l'esposizione che ha fatto Maria Teresa mi ha dato, diciamo così, una visione di quello che... Se non ti aiuto. Sì, va bene, però assolutamente, molto Prendiamo interessante. per spunti poi, mi è piaciuto molto questo passo delle luci, che probabilmente fotografa quello che è stato per molti anni, spero che non più, per molti anni, lo stato del sud, lo stato psicologico di tante generazioni al sud, che probabilmente anche quando c'era la possibilità di saltare, perché non c'era più il tetto di vetro, erano così assuefatti, così in mancanza di fiducia di potercela fare, che non hanno neanche più tentato, cioè anziché tentare di farcela da solo, hanno preferito la via più facile dell'essere assistito oppure del clientelismo, che a noi non la patrona, e che comunque è una forma di sottomissione da parte di chi vuole tenere sottomesso o sottosviluppato una parte di territorio, perché diciamo c'è anche un retaggio politico, per quale motivo nel dopoguerra c'era, in Italia c'era anche un partito comunista che era il più potente d'Europa, Sì. e quindi l'America che non poteva permettersi di consegnare l'Italia, che in effetti è una piattaforma nel Mediterraneo all'epoca, ai comunisti, quindi al nemico, all'Unione Sovietica. Quindi da tutto questo un po' tutti hanno agito in maniera tale che il sud rimanesse sottosviluppato per garantire quel serbatoio di voti. Guardate, il muro di Berlino è caduto nell'89, se non sbaglio. Quindi quella parete di vetro è sparita dall'89. Bene, dall'89 quanti anni sono passati? Adesso quasi 24. 24. Eppure il Sud ancora non è riuscita a saltare fuori dalla spalla. Considerando quella situazione come il coperchio di vetro, sì, se lei considera sì, quello come il coperchio di esatto. vetro, sì. Oggi, ecco perché la consapevolezza. E dobbiamo, chi ha questa visione magari un po' più chiara in questi termini, bisogna aiutare i giovani, che ripeto, chi è ormai una moglie, ha già una famiglia, ha perso la voglia di saltare, ma non dobbiamo spingere i giovani a saltare, li dobbiamo aiutare e poi probabilmente il Sud effettivamente quantomeno cambierà l'Italia, e poi l'Italia potrebbe cambiare l'Europa, e poi l'Europa potrebbe cambiare il mondo, perché no? Ci potrebbe essere come scala di un passaggio di questo tipo. Anche perché storicamente le prime propulsioni sono quelle che hanno la più lunga gittata, no? E quindi se la prima propulsione arriva dal sud è ovvio che più facilmente si potrebbe realizzare quello che Francesco scrive nel libro, cioè la possibilità di essere contaminatori verso l'Italia, verso l'Europa, appunto perché c'è stata prima la propulsione. E leggendo il libro, la prima cosa che mi è venuta in mente, riflettendo su questo fatto delle pulci, no? La prima cosa che mi è venuta in mente, già prima dell'aneddoto delle pulci, che è abbastanza all'inizio del libro, è un libro per giovani, non perché gli adulti non possono leggerlo o perché sarebbe noioso per loro, ma per giovanili o perché non siano capaci di comprenderlo, ma perché dall'analisi precisa che lui ha fatto rispetto alla situazione generale, le soluzioni sono più che le soluzioni, le tesi, ecco, rispetto alla sua visione sociopolitica che ha. Sono tesi che si calzano bene a dei giovani. Difficilmente quelle tesi le vedrei portate avanti dai miei genitori, che sono tra l'altro anche presenti, no? Perché la rivoluzione culturale è una rivoluzione che ti spinge a saltare sapendo che il tetto sulla scatola non c'è più, no? E questa conoscenza l'abbiamo soltanto chi ha
ha capito che sta stando fermo, immobile in questa scatola a, ad aspettare il nulla, questa depressione che raccontava, che diceva un po' Luigi, no? Noi la viviamo questa depressione. Chi ha avuto già una sistemazione, ha uno status quo, no? Si è un po' adagiato su questa cosa e non può, anche se hai figli, io l'ho detto anche l'anno scorso in preparazione del meeting precedente, no? Eravamo a Goodwill, anche conoscendo, facendo, condividendo questa analisi, non riesce a capire. Perché sono coloro i quali hanno sbattuto la testa. E chi si è fatto male difficilmente risalta. Quello che, quindi, ecco perché è un libro per giovani, cioè nel senso, per chi oggi ha il dovere, o forse l'unica possibilità, per poter uscire fuori da questa scatola. Posso dire niente? Sì. Io non ho letto il libro, chiaramente. Non lo leggerò perché è un libro per giovani. Mi sono fatto un film da quello che ha detto mia Teresa, con l'intervento, e soprattutto dal brano che ha proposto Lucia. L'esempio che è descritto lì dentro è l'esempio di un filone psicologico che legge come comportamentismo. Cioè, noi prendiamo degli stili di vita, si dice che l'apprendimento viene per esperienza, no? Se salto, faccio la testa contro quella parete, di fatto imparerò che non devo più saltare. E l'aspetto, diciamo, comportamentale è stato messo in discussione proprio perché ci fa ragionare nella logica di causa e effetto, mentre noi sappiamo che le logiche non possono essere di questo tipo, anche se poi nella vita ci comportiamo così. Mi viene in mente che i comportamentisti nella causa dividono comunque un soggetto, un fatto scatenante, no? E se noi pensiamo al fatto scatenante, il retorico che decide di chiudere queste pulci dentro questa cassa. E ampliando il mio film dico, a noi ci hanno chiuso in una cassa, ci hanno chiuso dal Risorgimento in poi, oserei dire, no? E ci hanno chiuso in maniera tale che da di noi, cioè noi, non ci rimbocchiamo le maniche più, perché aspettiamo che ci sia lo Stato che ci aiuti. Nelle tante cose dette dalla Lega, una cosa che io ho sempre condivisa, cioè il Sud rinasce se le persone che vivono a Sud si rimboccano le maniche e fanno la loro parte, non si aspettano finanziamenti a pioggia o gente, quello che è, perché non siamo poi capaci di gestire il denaro nel momento in cui lo abbiamo in mano. No, per esempio i politici, cioè noi gestiamo gran parte dei risultati europei che noi sappiamo utilizzare. Allora, probabilmente il processo culturale al quale anche adesso Paolo faceva riferimento, non so se è il contenuto del libro, ma intuitivamente penso proprio di sì, deve poter chiedere, secondo me, un tipo di collaborazione al quale l'adulto, qui voglio entrare giù in tutti i costi, no? È quello che offre, l'adulto più consapevole sicuramente, offre l'opportunità di dire alle persone che il coperchio è stato tolto e quindi possono tornare a saltare se intanto non hanno smesso definitivamente. E quindi offrire quel processo culturale che parte dalle scuole, parte dalle aziende più motivate, innovative, roba del genere, da qualsiasi tipologia di azienda, che è possibile fare un percorso nuovo. Perché questo in genere anche, per restare un po' sul clima valoriale, anche speranza nuova e quindi esempi e modelli da imitare. Altrimenti credo che il livello di pessimismo che c'è in giro, non mi fa fare la stessa domanda che prima Maria Teresa, cioè, ma dove vedi sta luce, da dove riparti? Il comportamentismo ha cessato di esistere anche come scienza psicologica, anche se molti fanno riferimento, nel momento in cui è stata restituita alle persone la capacità, le redini della propria storia. Quindi nel momento in cui io sono consapevole che la mia esistenza dipende solo da me e che ciò che faccio accadere nella mia vita dipende solo da me, non da fuori, cambio la prospettiva. Allora, probabilmente a scatola aperta, e forse a nuove pulci di sistema di movimento, i giochi possono anche cambiare in maniera diversa. Difficilmente, lo dico con molta tranquillità,
posso vedere un sud, anche il nostro sud in particolare, che possa essere volano del cambiamento, perché siamo, dalla mia percezione, che siamo molto, molto indietro. Nicola Mina, adesso facciamo un'altra spezzone, c'è qualcuno che vuole, se no leggo io. Leggo io? Bisignano, marzo 2012. Si era già da mesi in clima di campagna elettorale. L'inverno cedeva ormai il passo alla primavera e io, consapevole che avrei partecipato attivamente alla competizione, mi sentivo già pervaso da un insolito entusiasmo che cercavo faticosamente di controllare. Entrato di primo mattino in un bar per un buon caffè, mi fermo a parlare con un gruppo di persone. Uno di questi non lo vedevo da molto tempo e con lui inizio un interessante scambio di idee a ridosso del bancone sull'imminente tornata elettorale. Mi dice che lavora da anni come ristoratore in Germania e che sempre più spesso torna in ferie a Bisignano per rivedere familiari e amici, anche per via della figliola piccola che preferisce stare più in Italia a Bisignano che nella città dove vivono in Germania. Ah, gli chiedo, tua figlia preferisce stare qui piuttosto che in Germania? Sì, preferisce l'Italia, mi risponde prontamente lui con un gesto immediato del capo e della mano. E perché, ribatto io, per stare con i nonni? Sì, anche, continua lui, ma le piace proprio di più stare a Bisignano. Dice che qui c'è il sole grande. E nel riferirmelo noto il suo viso illuminarsi di gioia. Il sole grande, ripeto io, colpito dalla genialità di osservazione tipica dei bambini. È vero, qui c'è il sole grande, perché la posizione geografica e il clima mediterraneo rendono il sole visibile nel cielo in tutta la sua grandezza e splendore, cosa che non succede dappertutto a causa della foschia, della nebbia o del cielo spesso coperto. La conversazione continua cordialmente per altri minuti ancora su argomenti più o meno originali. Con affetto ci salutiamo e lasciamo il bar. Il sole grande, pensavo tra me e me, cercando di riportare la mente al programma della giornata. Non avevo mai considerato così attentamente questo aspetto e velocemente ripercorrevo l'immagine del sole splendere nel cielo sui nostri territori. Ecco un'altra grande risorsa che non valorizziamo per quanto si dovrebbe. Continuavo a pensare tra me e me. Abbiamo il clima migliore al mondo, quello mediterraneo, e spesso non possiamo neanche godercelo per i tanti affanni che caratterizzano la nostra vita sociale. Che fortuna, che tesoro che abbiamo nei nostri cieli, sulle nostre teste, sui nostri incantevoli territori e non riusciamo tuttavia a farlo diventare fonte concreta di benessere. Ho pensato così al turismo che ancora in tutta la Calabria e in generale nel sud dell'Italia stenta ad affermarsi come dovrebbe. Ho pensato alla sofferente agricoltura nonostante i nostri ottimi prodotti alimentari e ho pensato all'ancora timida affermazione dell'energia fotovoltaica e solare termica. Ne ho parlato nei successivi comizi elettorali, ho raccontato l'aneddoto della bambina e del sole e ho pensato a quanto sarebbe bello se avessimo la possibilità di vivere felici sotto il sole grande. Ok. Guarda caso, Francesco ha giocato ad anticipo, come fanno le persone appassionate, i bravi politici riescono ad anticipare. Io volevo proprio soffermarmi su questa parte qua. Non ho letto il libro, ma l'ho ascoltato più volte, quindi l'ho fatto mio. Inizio col salutare e ringraziare Pino, un caro amico che, col quale abbiamo intrapreso un percorso di cambiamento che ci condurrà verso un futuro nostro, che non subiremo, che cercheremo di costruircelo, perché il Sud non è che debba essere il volano per il cambiamento, per il progresso, per la crescita. Il Sud è l'unica e l'ultima possibilità che ha l'Italia per affacciarsi all'Europa, non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma dal punto di vista turistico, dal punto di vista paesaggistico, con una diffusione e una confusione di sapori e di saperi, perché poi è questo il binomio che ci accomuna qui al Sud. Dico tre cose. Francesco lo conosco benissimo, lui conosce i problemi del territorio sia dal punto di vista politico che sociologico. Mi verrebbe da dire che è partito da Montegrano, in quanto studioso di Banfield, conosce i fenomeni atavici, il familismo amorale che pervade le nostre coscienze e le nostre consuetudini comportamentali. Però Francesco conosce pure le soluzioni dei problemi sotto l'aspetto umano, territoriale e politico, e per questo
che si è impegnato e si impegna a Bisignano per una causa giusta, in una cittadina dove c'è un santo protettore che bene o male dà speranza, dà passione, dà appartenenza territoriale. Però il libro credo sia un ottimo spunto riflessivo proprio per, non solo per i giovani, per coloro i quali sono attenti ai bisogni, e facciano loro e facciano proprio i bisogni del territorio. Mi viene da rispondere al signore Giovanni, a Cesare, grande nome, c'è giustamente da fare qualche riferimento storico. Io vengo, sono per metà siciliano e nei primi anni 90 mi rimase in mente della Sicilia una frase piuttosto struggente, quella pronunciata dalla vedova Schifani, la moglie del caposcorta del giudice Borsellino, durante l'alta omelia di Monsignor Papalardo. Ebbe a dire, con interrotta da un pianto struggente, singhiozzando, implorò ai mafiosi: io vi perdono, però pentitevi, cambiate. Poi, dopo un po', ridisse: però so che loro non cambieranno mai. Ebbene, questo è un aspetto che pervade le nostre coscienze. Fin quando non si cambia dal basso, fin quando non ci si incanala in un percorso di cambiamento, ma bisogna esserne convinti, padroni, e lì non si va da nessuna parte. Però dal 92 al 2012 in Sicilia sono cambiate tante cose. Mi viene da pensare che un presidente della regione gay, di sinistra, non avrebbe mai vinto in una Sicilia dominata dalla Democrazia Cristiana, dove per decenni, nonostante la triste morte di Pio La Torre, come i nostri amici ben ricordano, si è cambiata pagina. Le ragazze di Corleone non sono come i loro nonni con le coppole, supine e rassegnate, che con i silenzi dicono tanto e dicono tutto, anzi, vendono quei pomodori dei terreni confiscati e li vendono all'estero, non li vendono mica a Palermo piuttosto che a Bagheria. E beh, la Calabria certamente non è come la Sicilia, siamo ancora in obiettivo convergenza, però la convergenza non può che essere lo sbocco di una crescita, di un percorso di cambiamento, che magari darà più tempo, darà modi, spazi e tempi diversi, ma che inevitabilmente ci sarà. Quello è un ottimo spunto su cui riflettere. Qua la platea è giovane, è ben partecipe, da qui ognuno, se si mette in gioco, ciascuno ed ognuno, qualcosa si fa. Il signore diceva pure della visita di Renzi. Beh, Renzi un monito ce l'ha dato, non certo è venuto a dire saremo l'esercito col generale, i colonnelli, quindi datemi voti, datemi numeri. Assolutamente no, non c'era e non si respirava quell'atmosfera. Renzi ha detto: rialzatevi, autodeterminatevi, non può che essere un processo che parte dal basso, altrimenti non si va da nessuna parte. Quella speranza che lui ha voluto infondere dobbiamo costruirla noi, ciascuno e tutti quanti. Grazie a te. Però io devo fare un commento su questo passo. Sì, poi. Siccome te lo faccio sul passo del turismo, vai, te lo faccio adesso. No, ma poi io ho tante cose da dire. Sì. Quando ho letto questa cosa dell'aneddoto della bambina e del sole, ti volevo uccidere. Perché mi sei sembrato, e non lo sei, perché ti conosco diversamente, sei caduto nel luogo comune che io contrasto con tutta la mia forza. Non ce la facciamo più a sentire che noi, perché abbiamo il sole, dobbiamo fare turismo, abbiamo i terreni, dobbiamo fare l'agricoltura, non ce l'abbiamo fatta. Quell'incontro che abbiamo fatto con Paolo, per me, quando Paolo diceva perché i giovani sono diversi, e Paolo diceva che noi giovani possiamo trovare nuove strade diverse, tentare strade diverse per non essere volano, perché dovremmo essere volano? Noi dobbiamo semplicemente essere protagonisti di questo tempo, no? Al di là che già lo siamo in tante cose, volano, se questa accezione dobbiamo dare, no? E allora ho detto: oddio mio, di nuovo il sole, il mare, il turismo, questo te lo volevo dire. E faccio anche riferimento al fatto che tu trovi 8 ragioni perché il mezzogiorno può determinare il futuro, no? Però ti sto dicendo tutte le cose negative una volta, poi ti dico le positive. Allora ti faccio tutto.
porta questo tuo sprono da politico a che leggevano proprio le parole di Renzi, e tu l'hai scritto tanto tempo fa, di dire voi siete protagonisti, noi dobbiamo essere protagonisti, non importa quello che abbiamo fatto prima, da oggi si cambia, no? Da oggi si cambia e possiamo cambiare il nostro futuro. E questo è molto positivo, e la tua osservazione è molto ben strutturata in tutti gli aspetti. Dopodiché ti dico che secondo me quello che io ho trovato nel libro è la visione del politico sociologo, un po' da osservatore, che è la cosa che contrastiamo sempre nei politici, no? E allora c'era la cosa di Maria Teresa, perché tanto se cambiamo, se facciamo una differenziata, se non inneschiamo i meccanismi di clientelismo, allora ce la possiamo fare. E forse manca la realtà, già ci sono questi progetti, già abbiamo degli esempi che sono esempi già nazionali e mondiali, già noi in Calabria abbiamo Personal Factory, l'azienda che fa cose nuove per l'edilizia, abbiamo Ecofor Cloud, abbiamo Artema, abbiamo Dynematica, abbiamo un sacco di realtà che sono vicine a noi, che sono rimaste in Calabria, che sono di esempio mondiale, probabilmente che ancora le contiamo, e quindi dobbiamo, no, moltiplicare queste cose, però loro sono i protagonisti che noi dobbiamo portare ad esempio, per dire se loro ce l'hanno fatta e non sono figli di papà, non sono stati aiutati, non ci sono stati bandi, e in questo vengono tu individui nel POR del 2013 una possibile un'opportunità. Finanziamenti strutturali, finanziamenti FAS, finanziamenti nazionali e europei. È proprio quello che secondo me ci ha distrutto, no? Individui nelle donne questa opportunità come se fosse cambiato qualcosa, eppure abbiamo tantissime aziende con donne ma pochissime amministratrici donne, pochissime le donne che abbiamo in politica sono quasi tutte, dicevo l'altra volta siamo stati con Anna Laura al Barcampo a Reggio Calabria delle imprese femminili. La Regione Calabria si vanta di avere un grosso numero di imprese femminili. Benissimo, non vi vantate più, perché sono tutti prestanomi, sono tutte le mogli di quelli che lavorano, le mamme di quelle che lavorano, quindi non ce lo vantiamo perché è una tragedia. In realtà sono proprio a casa, non aiutano neanche i mariti, non sono neanche proprio, firmano e basta, che poi non firmano neanche che il marito fa la firma. Quindi è una tragedia. Ti voglio dire non da Goodwill, ma da amministratrice del Talent Guard, che ti sei saltato l'innovazione digitale come opportunità. No, la metto come, sì, è vero, non l'ho approfondita, ma la metto come globalizzazione dell'informazione. E secondo me, questo perché è una mia scelta, no? E quindi la condivido, nel senso che io ho visto nell'innovazione digitale il fatto che il turismo, l'agricoltura, il turismo e l'agricoltura da sempre hanno trovato questi scaricabarile, no? Tanto il turismo non c'è più le strade, non c'è più gli aeroporti, l'agricoltura è difficile, come facciamo ad esportare? Gli aeroporti sono tre, la regione che ha più aeroporti in Italia. Appunto, però quando tu lavori, quando tu lavori con il turismo, ti trovi sempre questo scaricabarile. E non è che gli imprenditori a un certo punto dicono vabbè, ma io tanto che posso fare, l'albergo non lo posso riempire perché l'aeroporto sta a Lamezia, fino a Scalea non ci arrivano, no? E ti trovi sempre questa cosa. Nell'innovazione digitale questo scaricabarile non c'è. Cosenza è uguale a Milano, è uguale a Londra, è uguale a Berlino, e quindi potrebbe anche essere un nuovo settore di opportunità, già lo è secondo me, no? Al di là anche delle energie rinnovabili, di tutto quello che hai identificato tu. Però già lo rappresenta, soprattutto per Cosenza, tu hai fatto un ragionamento chiaramente del sud. Noi a Cosenza abbiamo l'Università della Calabria che ha rappresentato uno stravolgimento della cultura del territorio.
se noi siamo un po' più avanti rispetto a Reggio, a Catanzaro, a Lamezia, e siamo molto indietro, come dici tu, dai dati della cosa della Basilicata, però se siamo molto più avanti è perché c'è stato tutto un fermento che si è creato, perché ci sono, e noi li tocchiamo con mano, un sacco di giovani che invece di stare ad aspettare, il voto di scambio, piuttosto che finanziamenti a fondo perduto, piuttosto che, oddio, che la situazione cambi, la stanno cambiando. Ognuno nel suo piccolo pezzetto. Tu lo racconti, però sembra che non ti sei sporcato le mani nel racconto, voglio dire, no? Chiaramente la mia visione è una visione diversa dalla tua, perché tu la racconti da politico, quindi anche da guida. Però questo un poco mi è mancato, ecco. Posso dire una cosa? Allora, mi aggancio le parole così, la faccio molto breve. Si è parlato di Renzi, del qua, dirci che dobbiamo alzarci, riprenderci il nostro futuro, cioè, soprattutto qui dentro. Quindi, gente, immagino tutti quanti che sono qui dentro, che lo fa da sempre, non c'era bisogno che veniva nessuno a dirlo. A me le parole Renzi non mi sono piaciute, punto. È vero, lo sappiamo che dobbiamo riprenderci la mano, non è perché loro non ce lo fanno. Questo è chiaro. Ma le parole di, Anna Laura, io, sappiamo che si mettono a fare delle belle cose e poi per ignoranza, per ignare, per così cosa, si trovano bloccati per fesserie. Molto emotivamente. Ma no, ci vado sempre altro, devo sentirmi dire pure con tutti i problemi che mi ritrovo per via della sua rappresentanza, dei suoi rappresentanti. Mi viene a dire che io devo rappresentare il futuro. Quindi l'unica cosa che l'unico mio appunto è sulle parole di Renzi, ok? Va bene, è vero, dobbiamo riprenderci noi nel futuro, ma non deve venire a lui a dirci. Lui deve venire a garantire che le persone che sono meno capaci di noi e che hanno meno forza di noi, e più devono essere tutelate. Ci vuole un po' di legalità in Calabria, questo è un altro fattore. Perché se legalità, perché se io non le spalle l'aria, non sono nessuno, credo di Dio, però riesco a gestire e a sopportare anche le difficoltà più vari incontri. Ma c'è gente che magari non può farlo, c'è gente magari che è un po' più debole e quella gente va tutelata. Non deve venire qualcuno a tirare quella gente rialza. Magari non c'è la forza per rialzarsi. Un po' di dignità sociale ci vuole. Possiamo leggere altro brano, magari più breve di quello di prima, se no annoiamo tutto. Proprio a proposito di questo fatto qui, io dedico un articolo al rapporto tra lo stato di bisogno e libertà, che è un po' quello che stai dicendo tu. Allora io scrivo, sono l'emancipazione culturale e quella economica a rendere liberi gli esseri umani. La prima è data dalla possibilità di accedere alle informazioni, di erudirsi attraverso lo studio, di formarsi. La seconda è data prevalentemente dalla possibilità di avere un impiego, un'occupazione, un lavoro. L'assenza della prima e della seconda emancipazione costringono l'essere umano in una condizione di bisogno, che lo priva sostanzialmente della sua libertà. L'emancipazione riscatta quindi dal bisogno e ci rende liberi di sottrarci alle ingiustizie e alle prevaricazioni sociali spesso latenti. Il fascino che esercita su di me il rapporto tra l'emancipazione, il bisogno e la libertà mi ha spinto a raccontare l'incontro con il professore Trigilia, oggi ministro della Repubblica alla coesione territoriale. Ieri, oggi non lo è più, ma fino a ieri è stato ministro. Ok, solo questo, dove io in pratica in questo articolo cito il cosiddetto là, me l'ha dato una frase di Roosevelt che dice: l'uomo nel bisogno non è un uomo libero. Certo, è una cosa ovvia, noi la sappiamo, ma non è banale, non è banale. Ovvio è diverso dal banale, cioè noi sappiamo che così una persona che ha bisogno, sappiamo che non è una persona libera, che non è una persona potente, non ha potere, quindi non ha libertà. Ma effettivamente, forse probabilmente non sempre
ci pensiamo con il giusto livello di consapevolezza. Cioè, effettivamente non... Poi magari ne parlo, però volevo appunto collegarmi a questo. Volevo farti una domanda, insomma, capire se c'hai riflettuto, è una cosa su cui io rifletto spesso, perché secondo me ci sono... Cioè, arrivata a questo punto della mia riflessione, penso che ci siano due Calabrie. Una Calabria morta, che è la maggior parte, perché le opportunità di alzare la testa ci sono state, e mi riferisco alle opportunità politiche, perché se non cambia la testa politica, hai voglia che l'altra Calabria, che secondo me è quella viva, cioè fatta di persone che si rimboccano le maniche, che ogni mattina si alzano e pensano no a chi andare a chiedere qualcosa, ma a come costruirsi qualcosa. Cioè, quelli sono i calabresi che mantengono in piedi questa regione e le danno dignità, e purtroppo secondo me sono pochi, sono ancora pochi. La Calabria morta, secondo me, è soprattutto quella politica, ma non soltanto quella ad alti livelli, parlo della politica che appartiene a tutti, perché non mi spiego perché nel 2010, quando a livello regionale ci fu un'alternativa rappresentata da Gallico, anche la sinistra, che doveva essere quella un po' più visionaria, un po' più illuminata, si rifiutò di scendere ad un accordo. E perché i calabresi poi alla fine scelsero un presidente della regione, l'attuale Scopelliti, che è stato condannato ultimamente, e perché sempre gli stessi calabresi a questa condanna di Scopelliti non hanno avuto nessuna reazione, se non quella dei partiti di opposizione, che tutti ci si aspettavano, ma è normale che i partiti avrebbero reagito a questa cosa, però non c'è stato un moto da parte di quel mondo culturale, dell'intelligenza politica calabrese, dei cittadini, cioè, voglio dire, e lui ancora non si è dimesso, quindi abbiamo un'altra opportunità di uscire dalla gabbia in quanto pulci, però non la stiamo cogliendo. Allora la mia domanda è questa, io il libro non l'ho letto, ma spero di leggerlo. Dal tuo punto di vista, dall'analisi che hai fatto, cioè, c'è un modo per far sì che questa Calabria morta diventi viva? Cioè, esiste uno strumento per ricostruire la politica in Calabria, anche la dignità di fare politica e poi anche di cambiare questa regione? Perché, cioè, ripeto, noi come singole persone possiamo fare tutti i più bei sogni di questo mondo e possiamo diventare grandissimi imprenditori, però io ve lo dico anche per esperienza personale, ho lavorato 4 anni a fianco di Pippo Gallico, che sicuramente è considerato uno dei migliori imprenditori di questa terra, ma lui, nonostante l'autorevolezza imprenditoriale che ha, ogni giorno si scontra con i problemi di una burocrazia, di una pubblica amministrazione che fagocita qualsiasi cosa venga fatto in questa regione, che non dà alcuna possibilità di crescita, tant'è che lui spesse volte mi diceva: io in Calabria sono riuscito a malapena a creare 3 aziende, con grande fatica le mando avanti, fossi stato in Lombardia o in Piemonte io ne avrei fatte 10, e invece che dare lavoro a 250 persone, a questo la davo lavoro a 1000 persone. Quindi c'è qualcosa che non va, e secondo me qualcosa che non va è soprattutto la politica. Molto interessante. E poi, se mi posso, come era quello che mi chiamava, tu analizzi il problema, no? Tu, la sindrome di Stoccolma la chiami, non so se rientra in quello che ti hanno dato, questa affezione, no? Nonostante le problematiche e le difficoltà, questa affezione del calabrese morto alla politica marcia, no? Al rapitore. Alla politica marcia, ai mafiosi, sì. Insomma, alla regolazione sociale patologica, perversa, come la vogliamo. Sì. Però c'è l'analisi, forse è solo un testo da osservatore, come diceva Lucia, no? E tante volte però poi la soluzione... Le tesi rimangono. Io me ne sono fatta un'idea rispetto a quello che diceva Giovanni. Perché oggi pomeriggio, quando ci siamo messi nella full immersion di leggere, finire di leggere il libro con Maria Teresa, ci siamo messi proprio di impegno, perché ci mancava. No, ci mancava un po'. Ci mancava un po', però ho detto dobbiamo farlo. E ci siamo trovati insieme e l'abbiamo fatto.
E la riflessione che ha fatto lei, ce la siamo scambiati oggi pomeriggio, no? È vero, l'analisi è molto puntuale, molto precisa, però non fornisce strumenti. E credo che in realtà non fornisce strumenti, attenzione, non soluzioni, strumenti. E questi strumenti in realtà, poi continuando a leggere, poi riflettendo anche dopo alla fine durante il pomeriggio, ho capito che questi strumenti, secondo se ti interpreto, può darsi che poi mi smentisci, non possono uscire fuori dalla tua analisi, perché il tuo non è una questione di strumenti, la sua non è un'analisi che porta degli strumenti, la sua è un'analisi che porta a un modello, a uno stile di vita, secondo me, sul libro, ecco perché tu non l'hai letto, io leggendolo adesso, tu mi hai acceso la risposta a quella domanda di pomeriggio, che è questa, perché in molte parti del libro, che sembrano di collegamento tra un contenuto e un altro, tu invece accendi questa risposta, che è quella del comportamentismo. Cioè, la rivoluzione culturale si fa sul modello dello stile di vita personale di ognuno di noi. Cioè, come ognuno di noi si comporta dalle cose più ovvie, non banali, le cose più ovvie tra le quali la differenziata, no? O la cintura di sicurezza, o il parcheggio, o insomma da quelle cose dell'ABC, no? Che sembrano banali ma in realtà sono ovvie e che hanno un senso, diciamo così, educazionale, che però in realtà porta anche a una riflessione di, dice, ecco qual è il metodo, più che uno strumento, il metodo è quello di educare. E allora ecco, l'unico strumento che mi viene in mente è quello dell'educazione, cioè è quella dell'educazione che si fa attraverso le scuole, sicuramente si deve fare attraverso le scuole, quindi potremmo parlare di riforma scolastica eccetera, ma si fa anche attraverso l'associazionismo, come diceva prima Maria Teresa, no? Sulle forme di aggregazione sociale che sono all'interno della nostra società. Ecco, questo è la risposta che io mi sono dato rispetto a queste cose. E un'altra riflessione che ho collegato è quella dei valori. Cioè, come mai, mi ricordo sempre un'intervista di Gratteri a qualche trasmissione, dove diceva che era stato in Colombia a interrogare quel famoso criminale tra i primi 10 latitanti, che poi ultimamente poi è stato arrestato grazie a lui, e dice, lui viveva nel mio stesso paese, nel mio stesso quartiere, abbiamo frequentato la stessa scuola, lui è il più grande criminale, io sono quello che lo persegue. Come mai? No? Abbiamo fatto quello che lui, grazie, è quello che lo persegue. Quindi dice, non è una questione né di ambiente, perché siamo cresciuti nello stesso quartiere, a Siderno, né di scuola, perché abbiamo fatto la stessa scuola. La differenza dove? È la famiglia. Ecco. Credo che una dei metodi che lui suggerisce è quella dei valori, della contaminazione dei valori attraverso alcune agenzie educative, che sono quelle ovviamente le agenzie educative sane, la scuola, la famiglia soprattutto, le associazioni, la parrocchia, insomma tutto quello che porta del bene all'interno che potrebbe portare bene all'interno della società. Così si contamina anche poi l'ambiente politico, perché poi dobbiamo anche pensare, secondo me, no, la riflessione che continuiamo a fare, cioè, comunque mica siamo così tanti, dice, sì, vabbè, tu vuoi cambiare la Calabria, lui vuole cambiare la Calabria con i comportamenti, col comportamento del singolo, fin quando contaminiamo tutti, quando ce ne vuole. Allora, parliamo tecnicamente di numeri. Però io facevo questa riflessione l'altro giorno pure con lei, no? Facciamo tecnicamente di numeri. La Calabria, siamo quasi 2 milioni di abitanti, no? Sto parlando di 2 milioni di abitanti, siamo la metà degli abitanti che vive nella città di Roma, quindi non è che sa quanti siamo. Cioè, siamo un bel numero. Sulla carta siamo 2 milioni. Sulla carta, perché in realtà siamo molto... Siamo... realmente abitiamo in Calabria, forse non lo so, ma... Saremo sicuramente di meno. Esatto. Se mettiamo un 10, 15, non lo so, inventiamoci una percentuale di persone come quelle tra noi stasera, ci sono tantissime altre che invece sono portatori di valori buoni, coloro i quali bisognerebbe contaminare rispetto alle sue componenti sono un milione e mezzo, no? Questo non voglio fare il banale,
Però fondamentalmente il nostro impegno è così importante, il nostro impegno quotidiano è così importante per poter cambiare il comportamento di uno, che se ognuno lo facesse ci vorrebbe un massimo una generazione per poter modificare almeno il comportamento, non la mentalità, perché poi cambiamo, andremo in un altro campo, almeno i comportamenti. Poi entriamo anche nella sociologia, che, non, che è la società stessa che non vuole, la politica stessa che non vuole, come ha detto prima il sindaco, no? C'è qualcuno che non vuole, all'epoca c'è qualcuno che non voleva farci saltare, no? E ci dice, però... Il giochetto della fiducia, no? Esatto, stava arrivando proprio qui. Si aspetta che l'altro lo faccia, allora non lo faccio neanche io. Esatto. Perché bisogna capire anche per politica cosa intendiamo, no? Lui trova in questo, che mi è piaciuto molto, giustamente sottolineato, è ovvio ma non è banale, questo è lo strumento, perché la politica clientelare, la politica in marcia, la politica in Calabria come in Italia, ma sono marcio io se do il mio voto e sto pensando che mi venga dato qualcosa in cambio, e ognuno di noi lo sperimenta tutti i giorni. Io non vedo nelle elezioni comunali, nelle elezioni provinciali, nelle elezioni regionali, ma tutti danno il voto perché si aspettano qualcosa in cambio. Allora, e sono i politici che sono malati, o siamo ciascuno di noi, anche quando vota la persona più giusta, però il pensierino ce lo fa. Però c'è il mio amico, però c'è il mio amico, voto comunque il mio amico. Il mio amico, se ha delle idee politiche diverse dalle mie, lo dovrei votare. Io voto il mio amico perché? Non perché lo conosco ed è sano. Quanti amici malati nel senso di marci conosciamo e abbiamo votato? Io personalmente l'ho fatto. E mi sento una delle parti migliori della Calabria, voglio dire, non che sia la migliore, nel senso, voglio dire, mi sento una protagonista di un cambiamento, eppure. Eppure siamo marci tutti, perché se non. Finisco, voglio dire che è ovvio ma non è banale che se ciascuno di noi facesse questo dal votare in maniera giusta, coerente, dal candidarsi se ne ha le capacità, no? La voglia, l'entusiasmo. L'altro giorno parlavo con il mio vicino di casa che ha 75 anni, lo devono far candidare al Corano. Perché? Perché giustamente i professionisti non si vogliono, i comuni sono tutti in dissesto, quindi i giovani non si vogliono mettere, dice, rinunciano al lavoro per dedicarsi l'intera giornata alla politica, perché in comune adesso ti richiedono un impegno costante. E quindi i giovani non si candidano, quelli senza occupazione non hanno quella credibilità per poter diventare, no, sindaco, per essere eletto, quant'altro, quindi stanno chiedendo a un uomo di 75 anni di candidarsi. Siamo arrivati a questo. Io volevo concludere il ragionamento, però rischio di cambiare discorso, perché io in realtà il mio punto di vista, il mio intervento era totalmente su un'altra cosa, è che poi siamo arrivati su questa, che è la parte più, diciamo, che più ci coinvolge. Infatti vediamo che siamo abbastanza appassionati su questo argomento, che è quello della cultura e dei nostri comportamenti, perché come diceva lui prima, Renzi non ce lo deve dire a noi come si fa a saltare dalla scatola, visto che siamo i protagonisti in Calabria o anche addirittura in Italia di questo esempio di emancipazione, no? E quindi ci appassiona di più. Però passando dal grande sole di Lucia, con cui condivido per dire che l'Italia, la Calabria soltanto potrebbe essere soltanto agricoltura e turismo, qui potremmo aprire una parentesi talmente grande che non la apro, appunto perché entro nel mio campo specifico, quindi rischierei di essere anche noioso. Però tu dici, e questo ti faccio una domanda, tu dici in una parte finale che la Calabria è in attesa, o insomma che ci potrebbe essere, o c'è una rinascita, una possibile rinascita industriale, vero? Ecco, la mia domanda è, se parli di grande sole e parli quindi di agricoltura e di turismo, la rinascita industriale la intendi sulle energie, perché poi riprendono
gli interventi sull'Europa, la marcegaglia sull'Europa, visto gli interventi che hai messo sull'Europa, o intendo un industriale tipo Siderno, Saline, eccetera? Questa è la domanda che magari poi dopo mi rispondo, spero che mi potrai rispondere. Credo che se la può consolare, io sono stato figlio di sindaco. Avete un ministro che vi rappresenta, però, la Lanzetta. Sì. Quindi meno male c'è una spinta proprio. Sì, ma anche Del Rio ci rappresenta, anche lo stesso Renzi ci rappresenta. No, intendevo dire piccoli comuni. Vabbè, io dico questo. Intanto partiamo dall'assunto che ogni popolo c'ha la classe politica che si merita. E se volete sommarci, vuol dire che chi ce l'ha mandato su più marce di voi. Quindi non facciamo queste distinzioni. Io nel mio piccolo, insieme agli altri amici, abbiamo fatto campagna elettorale, quello che dice Lucia è quasi un ricatto. Cioè nel senso dice io ti do il voto se tu mi passi il telefono. Ma non l'ha mai perché detto, io la voto, non voglio niente, non mi dare niente per te. Qualcuno sì, e ancora c'è, perché non dobbiamo manco perdere la speranza, e dall'esperienza e dalla testimonianza che posso dare, sì, sì. E per la verità non solo, ce ne sono tanti, perché probabilmente anche frutto di un certo lavoro, di un certo comportamento nostro nei confronti di questi tipi di ricambi. Io personalmente sono stato uno che qui in piazza uno ha detto non voglio il tuo voto, apertamente, davanti a tutti. È storica sta cosa, quindi, ma alla prima elezione, non alla seconda più sicura, cioè, alla prima elezione non avevo la certezza di essere eletto, però ho detto non l'ha detto, il voto non lo preferisco. Allora, riprendendo quel discorso, e riportandolo diciamo alla nostra realtà, la Calabria, che conosciamo almeno io con quindi la Calabria, lo sappiamo, è ovvio quasi, è malata da una malattia che si chiama 'ndrangheta, o mafia, 'ndrangheta, che è, diciamo, determina le scelte politiche della vita quasi della nostra regione. Io vado in regione e i fondi poi mi è sembrato di capire che tu parli sì, dei fondi strutturali. Ma i fondi strutturali perché l'Europa ci dà i soldi alla Calabria? Ma ve lo siete chiesti perché? Perché la Calabria è obiettivo 1, significa siccome l'Europa siamo cittadini europei, quindi il governo europeo deve metterci tutti nelle stesse condizioni. Quindi laddove ci sono regioni sottosviluppate, noi siamo obiettivo 1. Questo obiettivo 1 attrae finanziamenti per far sì che queste regioni sottosviluppate si infrastrutturano e si sviluppano e dare la possibilità a pari delle altre regioni di competere in Europa. Questa è la filosofia dei finanziamenti europei. Andiamo a vedere in Calabria come sono stati utilizzati i finanziamenti europei, andiamo a vedere quante infrastrutture e andiamo a vedere non soltanto la parte della regione quando hanno fatto le programmazioni, ma andiamo a vedere ognuno di noi sito, perché poi alla fine, siccome qua nessuno è fesso, dicono a Napoli, non l'ho letto, però evidentemente non c'è proprio nessuno è fesso. Qua nessuno è fesso. Il classico esempio del... Allora scusami, allora cerco Antini. Ah, io l'ho fatto. Il mio politico di riferimento dice, senti, capo deve far arrivare 500.000 euro perché deve aggiustare questo. Ma non si è fatto un ragionamento strutturale di una zona. Qui stiamo parlando a Cosenza dell'area urbana, ma è scandaloso quello che sta succedendo e nessuno ne parla. Con il terrore che non sia mai passiamo all'obiettivo 2.
allora, come le facciamo nascere e chiudere. Allora, e concludo perché voglio dire, noi se continuiamo a immaginare così, quelle pulci nuove che entrano in quella famosa scatola muoiono prima di fare il primo salto. E questo, quindi no, dobbiamo essere più positivi, capisco magari.